Buonasera a tutti. Antonello con Marchesini. Con Elena Marchesini. Elena Marchesini. Sì. Esattamente 5 anni fa, io ho debuttato in diretta in una emittente privata. E diciamo allora il presentatore di quella trasmissione era Maurizio Morosillo, che appunto cura il nostro prezioso curatore infaticabile. E volevo fargli un grandissimo applauso. Certo, un applauso meritato a Maurizio Morosillo, e con lui accomuniamo il regista Paolo Martella, i tecnici e tutti coloro che ci aiutano a fare la trasmissione. Antonello De Pierro. Io canto una canzone che parla di droga. Di droga. La settimana della droga dedicata alla droga, di sensibilizzazione contro questo problema, è finita, mi sembra, 10 giorni fa. E io questa sera ripropongo questa canzone che ha per titolo Quel vagone del metrò, e vorrei dedicarla a tutti coloro i quali lottano ogni giorno nel tunnel, appunto, che la droga ha edificato. E speriamo che il coraggio e la voglia di venirne fuori abbiano sempre la meglio sull'abbandono e sulla disperazione. Bravo Antonello, bravo. Il titolo del brano? È Quel vagone del metrò. Quel vagone del metrò. Antonello De Pierro, Elena Marchesini, Patrizia Surace. Questa sera ho fatto tardi, e questo l'ultimo metrò. Mi guardo intorno nel vagone, tra le labbra nascono le note di una canzone che non so, quando in un angolo io vedo te. Ormai pulite, niente buchi sulla pelle, è cambiata la mia vita, la credevo ormai finita, ma adesso sono qua. Troppi buchi sulle braccia, sono i segni di una vita, ormai trascorsa, ormai finita, ma è ancora troppo presto per uccidere il futuro, ancora lungo avanti a te. La tua vita io vedo già, con bambini da sfamare, è una casa da pulire, perché ucciderla non so, spero cambierai, e forse un giorno poi ritrovarti ancora vagone del metrò, e guardarti per un po' e dirti tu non sei mica quella là che
incontrato quella sera. La siringa, una bandiera, in quei giorni ormai lo mostri le tue mani, vi leggo il tuo domani, le tue braccia ormai pulite.